voi una buona serata, ben ritrovati per l'appuntamento con l'informazione dalla regione di OneTV News. Gestione illecita di rifiuti intercettata nei giorni scorsi in via Friuli Venezia Giulia a Bollate dalla pattuglia di pronto intervento che ricomprende anche l'agente addetta al controllo della disciplina dei rifiuti. Si trattava di un autocarro carico di sacchetti con materiale edile all'interno. L'autocarro era guidato da un cittadino egiziano di 38 anni che si è dichiarato residente a Milano e aveva soltanto una fotocopia della patente egiziana e il passaporto con sé. Il conducente, privo di documenti che ne giustificassero fra l'altro la presenza in Italia, è stato quindi accompagnato in questura per le procedure di identificazione. Durante gli accertamenti è risultato che era già stato destinatario di un provvedimento di espulsione da parte della questura di Bergamo risalente al 2018. L'uomo è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica per la gestione illecita dei rifiuti speciali e intanto le indagini proseguono. Startup Lombardia, la competizione per startup promossa dalla regione dal 2016, ha visto nascere 41 imprese con un investimento regionale totale di circa 1 milione di euro e 17 milioni di investimenti in equity cumulati dalle neoimprese, un fatturato totale di 2,8 milioni e 6 milioni di finanziamenti a fondo perduto raccolti. Questi i numeri della competizione per startup organizzata dalle università e dagli incubatori universitari lombardi e sostenuta dalla Regione e Musa, sistema delle università, con il coordinamento di PoliHub del Politecnico di Milano. Beh, oggi è la finale di quest'anno, 12 progettualità che vengono presentate, per cui oggi vediamo innanzitutto quali saranno i vincitori, quali saranno coloro i quali ci rappresenteranno al Premio Nazionale dell'Innovazione, che per la prima volta verrà ospitato proprio da noi in Regione Lombardia e che come regione, insomma, con le nostre start-up vinciamo da 2 anni di fila, per cui abbiamo anche tante, tante aspettative. Devo dire che però il principale motivo per cui noi sosteniamo questo concorso, oltre al coinvolgimento dell'università, oltre al coinvolgimento di tutto il sistema, è quanto moltiplicatore fa, cioè dove noi investiamo uno in questi anni si è dimostrato che poi dopo l'indotto che si crea è 6-7 volte tanto, c'è una partecipazione del sistema finanziario oltre a noi, evidentemente nei percorsi di accelerazione poi di queste start-up, e c'è soprattutto grande opportunità perché tante di queste start-up sono diventate aziende che hanno dato e stanno offrendo tante opportunità occupazionali ai lombardi. Un itinerario intorno alla Basilica di Sant'Ambrogio alla scoperta delle tracce di santità racchiuse nel cuore di Milano. Questo è il nucleo della Notte dei Santi che gli adolescenti ambrosiani vivranno a partire dal tardo pomeriggio di martedì 31 ottobre 2023. Diversi gruppi di ragazzi si alterneranno in un percorso a tappe secondo turni determinati dall'orario di partenza che si susseguiranno ogni 30 minuti circa, dalle 18:30 alle 20:30. Iniziando dal quadriportico della Basilica, si sposteranno visitando alcune chiese storiche della città e incontrando alcuni educatori che faranno fare loro una vera e propria caccia al tesoro, dove il tesoro da scoprire è il segreto appunto della santità. L'ultima tappa prevede l'ingresso in Sant'Ambrogio per la preghiera e la riflessione guidata dall'arcivescovo Monsignor Mario Delpini o dai vescovi ausiliari Monsignor Luca Raimondi e Monsignor Giuseppe Vegezzi. La Piovra, Palermo-Milano, Mary per sempre, Johnny Stecchino, Piedi piatti, Una moglie bellissima, Il 7 e l'8, I 100 passi e molti, molti altri film. Tra cinema, ricordi e aneddoti, Alessio Belleri a tu per tu con l'attore Tony Sperandeo, ospite qualche giorno fa a Buscate. Vediamo. Quando si dice Chuck si gira, e oggi non potevamo usare frase migliore perché siamo con Tony Sperandeo. Ma non siamo sul set di un film, Non siamo sul set di un film, Tony. siamo sul set di uno street food. Esatto. Tony Sperandeo, attore. Volevo chiederti una cosa. Se oggi tu dovessi ricordare la tua carriera, in una parola, quale parola useresti? Se metti in difficoltà, accontentabile, avrei potuto fare di più e spero di continuare a fare di più. Però Ecco. mi accontento, i premi li ho vinti, non facendo i buoni perché generalmente vincono sempre chi fa il buono, il bello. Io non sono né bello, sono un cattivo che piace, mi ha fatto sempre la maggior parte delle volte il cattivo. Quindi diciamo che mi
è un merito, perché io ho vinto Davide Donatello facendo i 100 passi che facevo Tano Badalamenti, quello che fa ammazzare Peppino Impastato. Accontentabile. Ecco, come dicevi tu, tu hai fatto un ruolo, tanti ruoli da cattivo. Ho fatto tanti anche da... Io ho fatto 7 anni la squadra dove facevo il sovrintendente Sciacca. Ma la gente si ricorda Sperandio che fa un mafioso. Io ho fatto il prete 4 volte, ho fatto il giudice, ho fatto la scorta e sono stato premiato al Festival di Cannes facendo il carabiniere che è saltinato. Però la gente si ricorda sempre lui cattivo, Sperandio cattivo. Ma non me ne frega niente, è importante avere la grinta che non ho nella vita, ma sul set sì, sul set mi trasformo. C'è solo un uomo che può incastrare Scalia, ma io adesso non dico più niente se prima non ho delle garanzie scritte, precise. Polizia, dai, prendi il regista, apri quasi. È più difficile fare il cattivo o il buono in un film? Secondo me è più difficile fare il buono. No, io fare il cattivo, io come faccio il cattivo so fare anche il buono. E... La questione di sceneggiatura, guarda, allora, le componenti importanti per avere un grosso successo sono la prima cosa, una ottima sceneggiatura, un'ottima regia, un ottimo direttore di fotografia e dei bravi attori. Se tu queste 4 componenti le metti assieme esce un capolavoro, se invece il manico non funziona... Tanti film, dicevamo, quello che hai più nel cuore... Quello che ancora devo fare. No. I 100 passi, ho fatto Palermo Milano solo andata, Ameri per sempre, vabbè, ne ho fatti tanti. Il prossimo anno, vedete, alle mie spalle, qua c'è una preghiera per Giuda. E ci sono anche degli attori americani, c'è Machete, c'è Natalie Bourne, John Alexander e tanti attori bravi italiani. Io non lo so se tu sei un cavallo di razza come Giuda mio padre o se sei un asino. Non ha importanza. Tu farai quello che hai sempre saputo fare. Tu hai lavorato con tanti attori. Vado un attimo... Anche americani, anche stranieri. Max von Sydow, Marcello Mastroianni, mi dà conto questo. Tu ti metti a lavorare, io facevo la regia di Nanni Loi. A che punto è la notte? Dobbiamo girare la scena e io sono maestro. Chi è maestro? Ma che mi stai dando del lei? No, vorrei dare del voi. No. Io sono Marcello Mastroianni e tu sei Tony Spadandeo. Tu sei bravo, ti ho visto in qualche film, perciò diamoci del tuo. Questa è una grande lezione di umiltà da un grande maestro che è Marcello Mastroianni. Oggi invece in Italia tutti si fanno chiamare maestro. Maestro di chi? Ho detto tutto. No? Tony, l'ultima cosa che ti chiedo è... L'ultimo non si dice mai. Non si dice? Dice porta male. Un'altra cosa che ti... Un'altra cosa che ti chiedo allora. Un consiglio da dare ai giovani che si stanno avvicinando al cinema o chi è già dentro nel cinema? Oggi c'è una grande confusione. Altro fare un certo tipo di televisione, altro fare il cinema. Ai ragazzi vorrei consigliare quello che ho fatto io. Non spendete soldi, l'unico soldi che potete spendere, quello che non ho fatto io, è l'addizione. Poi per il resto tu puoi fare la scuola di cinema, ci possa essere, ma se tu non ce l'hai dentro di te, la forza, quella di aggredire e non ti preoccupare dalla macchina alla presa, non lo fai. Se tu invece ce l'hai, fallo. Su proposta della Proloco locale, l'amministrazione comunale di Casorezzo ha concesso la denominazione comunale al ricetto originale del Ruelin, inserendola nel registro DECO, denominazione comunale di origine, e il nome Ruelin è stato scelto per intitolare un dolce in onore a Giuseppe Rovellini, che ha sempre dimostrato di amare Casorezzo spendendosi per il paese e per la comunità. Per di più, essendo stato di professione cuoco, è apparso appropriato intestargli una ricetta tipica. Ruelin era il suo soprannome in dialetto casorezzese. La ricetta di questo dolce al cucchiaio è molto originale, ma semplice da preparare. Utilizza prodotti locali e di stagione, facilmente reperibili sul territorio ed è adatta a tutti.
adulti e bambini, in quanto sana, leggera e digeribile. Da domenica 29 ottobre, in occasione della festa delle associazioni, la Proloco di Casorezzo inizierà a proporla a chiunque vorrà assaggiarla. Ma vediamo come preparare questo dolce con i suoi soli 3 semplici ingredienti, ovvero polpa di cachi, succo di melagrane appena spremute, miele, mille fiori. Bisogna frullare insieme i cachi e il succo di melograno fino ad ottenere una consistenza cremosa ed aggiungere poi il miele che equilibrerà eventuale acidità della frutta. Frullare nuovamente il sorbetto per amalgamare al meglio e assaggiare. Se il sapore vi soddisfa, versate la crema ottenuta in bicchierini monodose e lasciate riposare in frigorifero finché non si solidificherà il composto. Si mangia al cucchiaio questo rouelin e si può guarnire con panna e granella di nocciole, per i più golosi anche con gocce di cioccolato o mandorle. A distanza di 50 anni da quando il lago di Como ha accolto il suo primo aliscafo, l'azienda svedese Candela mostrerà la tecnologia del traghetto elettrico più veloce del mondo sull'aria agli inizi del mese di novembre. Con un debutto nel sistema di trasporto pubblico di Stoccolma previsto per il 2024, l'aliscafo elettrico Candela P12 utilizza ali controllate da computer sotto la sua chiglia, in gergo si chiamano foils, permettendogli di planare appena sopra il pelo dell'acqua ad alta velocità e di farlo senza creare onde o rumore e ad un costo significativamente inferiore rispetto a imbarcazioni tradizionali di simili dimensioni. Poiché l'aliscafo elettrico P12 genera pochissime onde, anche a velocità elevata, è stato esentato dai limiti sulla linea pilota tra la periferia e il centro della città di Stoccolma, permettendo di dimezzare la durata del viaggio. Invece degli attuali 55 minuti in auto, i pendolari potranno arrivare in centro città in 25 minuti. L'imbarcazione P12 di Candela si basa sulla stessa tecnologia degli aerei moderni. Mentre l'imbarcazione vola sull'acqua, i computer bilanciano i cosiddetti foil, ovvero le ali, 100 volte al secondo, consentendo una navigazione liscia anche attraverso onde e risacche. L'elettronica di bordo contrasta il mal di mare e grazie alla propulsione elettrica la navigazione è anche completamente silenziosa e a basso impatto ambientale. Per vedere questa novità, appunto, i primi di novembre saranno i giorni di test sul lago di Como. Ed è tutto per questa edizione. Grazie per essere stati con noi e naturalmente vi do appuntamento a lunedì prossimo per nuovi aggiornamenti sull'informazione della Lombardia, sempre alla stessa ora e sempre sul canale 79 del Digitale Terrestre. Nel frattempo vi auguro buon weekend con tutta la programmazione di OneTV.